Ciao amici, buona domenica. Vi ricordate, abbiamo fatto qualche giorno fa un incontro sui prodotti fitosanitari e l'importanza dei trattamenti in questo periodo, soprattutto per la forte pressione della plasmofora viticola, conosciuta anche dagli agricoltori come la porospora della vite, che è forse la patologia fungina più importante e più preoccupante di tutta la viticoltura italiana. Quest'anno la plasmofora, la peronospora, trova sicuramente le condizioni più favorevoli per svilupparsi perché il clima è umido, la foglia spesso è bagnata e ci sta sempre quantità di pioggia molto abbondanti. Quindi, come vi dicevo l'altra volta, è importante proteggersi, è importante tenere la vegetazione protetta. Vi ricordate, l'altra volta abbiamo parlato di tre tipologie di prodotti in funzione del meccanismo di azione dei prodotti. Abbiamo prodotti di contatto, e tra questo il rame è quello che sicuramente più di tutto è conosciuto, i prodotti citotropici traslaminari, cioè prodotti che, come dice la parola stessa, vengono assorbiti all'interno della cellula e hanno un movimento all'interno della cellula, e i prodotti sistemici che invece raggiungono anche parti di vegetazione non toccata, entrano nel sistema linfatico e vengono trasportati anche agli organi vegetativi non toccati o quelli di nuova formazione. Quest'ultimo caso, il Metalaxyl, sicuramente è tra i più importanti. Vi voglio far capire perché è importante oggi avere un attrezzo che distribuisce bene i fitofarmaci, soprattutto quando parliamo di prodotti di contatto. Allora, qui potete vedere una foglia di vite. Questa foglia è fatta da tante cellule, tante piccole cellule. Se noi andiamo a prendere questa parte e andiamo a vedere come può essere fatta una cellula, la cellula vegetale, eccola qua. Quando noi andiamo a distribuire il prodotto, questo prodotto deve quanto più possibile coprire l'intera cellula, soprattutto se parliamo di prodotti di contatto. Questo perché? Perché il prodotto di contatto, non avendo una mobilità all'interno della cellula, va ad agire soltanto dove questo tocca. Ecco perché la grandezza delle goccioline del prodotto diventa fondamentale. Le goccioline non devono essere, diciamo, le particelle, o meglio, né troppo piccole né troppo grandi. Perché? Perché se le particelle sono troppo grandi, si creano spazi vuoti tra una particella e l'altra. Guardate che succede. Quindi abbiamo tutto questo spazio qua tra una particella e l'altra che non viene toccato, che può essere punto d'ingresso per le patologie. Quando le particelle invece sono più piccole, gli spazi vuoti diventano piccolissimi e quindi la patologia, la plasmofora in questo caso, ha più difficoltà a poter dare un'infezione. Quindi, allora uno viene normale la domanda spontanea, allora più sono piccole meglio sono? No, anche qui devo avere una dimensione minima. Perché? Perché se sono troppo piccole può avere effetto deriva, quindi non impattare sulla vegetazione. Come devono essere le particelle? Che grandezza devono avere? Noi riteniamo che la grandezza giusta delle particelle deve essere dai 100 ai 200 micron. Il micron è la millesima parte del millimetro. Particelle più piccole possono dare deriva, particelle più grandi di 200 micron possono creare questi spazi vuoti, che possono essere punto d'ingresso dei patogeni, delle patologie, diciamo, delle criptogame. Questo aspetto è tanto più importante, tanto più noi usiamo i prodotti di contatto. Perché? Perché il prodotto di contatto ci protegge solo tanto laddove tocca. Laddove invece usiamo i prodotti sistemici, questo problema può essere in parte bypassato. Perché? Perché se noi abbiamo questa famosa cellula vegetale e il prodotto impatta solo queste piccole zone, il prodotto citotropico, ma soprattutto sistemico, ha la capacità di raggiungere anche le parti non toccate proprio per la mobilità stessa del prodotto. Quindi diventa importante in questo periodo usare sì magari un prodotto di contatto, però spesso abbinarci un prodotto citotropico traslaminare come può essere un cimoxanil, come può essere un dimetomorfo, come può essere un bandipropamid. Perché? Perché ci garantisce, laddove tocca, la copertura totale della cellula. Finisco dicendovi una cosa: qual è la differenza tra un prodotto citotropico traslaminare e un sistemico?
questa rotta qua. Il prodotto translaminare citotropico ci permette mobilità all'interno della cellula, quindi comunque il principio attivo deve toccare parte della cellula per espandersi. Nel prodotto sistemico invece la differenza è questa, che il principio attivo, se c'è una cellula in parte non toccata, questa viene raggiunta lo stesso proprio per la mobilità attraverso il sistema linfatico. Quindi, soprattutto in questo periodo di forte accrescimento dei germogli, dei tralci, della vite, del grappolo, diventa laddove possibile abbinare prodotti di contatto con prodotto sistemico, proprio perché quando la vegetazione comincia a essere tanta noi non riusciamo a toccare tutte le cellule, quindi il prodotto sistemico ci permette di andare a proteggere anche quelle cellule che non tocchiamo. Diverso nella fase iniziale di aprile, quando i germogli sono ancora piccoli, quindi già un prodotto translaminare ci può essere sufficiente, perché basta pochi punti che tocchiamo all'interno della cellula affinché il prodotto vada a occupare tutta la cellula stessa. Col prodotto sistemico questo lo bypassiamo, perché? Perché basta toccare alcune cellule affinché il prodotto si espanda su anche le cellule non toccate. Buona domenica amici, ci sentiamo presto, ciao!